Eccoci quindi con Maria Elena Camerin, che è stata numero 41 al mondo e ha anche giocato durante il torneo quest'anno, durante il campionato, scusi. E diciamo, abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, ha accompagnato queste ragazze dalla C fino alla 1, quindi è stato un bel viaggio in cui l'hanno seguita però evidentemente con grande passione. Assolutamente sì, è stato un viaggio diverso, diciamo, perché difficilmente si trova un capitano che fa parte della squadra, un capitano giocatore. Ed è stata per me un'esperienza diversa perché io avevo fatto questo percorso solamente da giocatrice con il Tennis Club Prato, con cui sono riuscita a vincere quattro scudetti, quattro finali. E questo percorso ormai iniziato 6 anni fa col Tennis Club Padova è stato proprio un percorso diverso, appunto iniziato da giocatrice per conoscere le ragazze, per cercare di farle crescere e man mano che passavano gli anni e loro appunto crescevano, la loro classifica migliorava, il loro tennis anche, io ne sono uscita, ne sono diventata capitano. Quasi tutti gli effetti, appunto perché quest'anno ho fatto anche un piccolo match durante appunto la competizione di quest'inverno e adesso esserne capitano ed essere cresciute, farle insieme a loro è stata veramente una bellissima esperienza, unica direi. Ce le vuole raccontare queste donne del tennis? Assolutamente sì, ci sono, parto dalle più piccoline, Lavinia Luciano e Carolina Gasparini, che le conosco da quando hanno 12 anni, è stato bellissimo portarle avanti in questi anni, sia durante la Serie A, ma ho avuto anche la fortuna di allenarle, durante la settimana, non, in un periodo fisso, ma comunque di averle in campo e di aiutarle. Ed è bellissimo vederle crescere, vederle migliorare. E appunto vederle nel campionato maggiore italiano, nella Serie A1, partite appunto da una Serie C. E pian piano si sono anche aggregate a queste tutte quante le altre ragazze straniere che le hanno supportate e hanno dato loro l'esperienza di cui hanno bisogno per migliorare, non solo per la Serie A1, ma anche proprio per la loro carriera, perché si parla di due ragazzine che possono avere molte soddisfazioni in futuro nel tennis. Allora, prima lo chiedevo al presidente, e mentre dalla viva voce di chi le ha sott'occhio tutti i giorni, ci sono delle buone speranze, delle buone aspettative per queste due giovani. Assolutamente sì, giocano molto bene entrambe, hanno un tennis completamente diverso, Lavinia a rovescio una mano, una cosa un po' atipica per il tennis femminile, mentre Carolina a rovescio due mani, molta grinta in campo, entrambe, quindi due giocatrici forti, ma con caratteristiche diverse e questa Serie A1 sicuramente le aiuta, una tira l'altra e si aiutano anche per il loro tennis personale, per la loro classifica. Hanno molta grinta e carattere e questo credo sia ancora più importante del tennis perché è una componente importantissima per la crescita di questo sport, visto che è uno sport individuale molto difficile rispetto magari a uno sport di squadra dove si ha il supporto del compagno o dell'amica che anche nei periodi un po' più bui in qualche modo riesce a darti una mano. Qui Però si si fa squadra a tutti gli effetti, insomma, anche che il campionato è diverso appunto dai tornei, è anche un momento in cui il gruppo un pochino fa la differenza, insomma. Assolutamente sì, è una cosa un po' atipica per il tennis, giocare la squadra e quindi magari c'è chi la vive in questa maniera positiva, da cui riesce a sentire il supporto appunto delle compagne, del circolo, dei tifosi o magari dei genitori stessi, della famiglia che in quel caso magari riescono a vederle giocare e sicuramente la tensione è un po' alleviata rispetto magari ai tornei dove ti trovi veramente da solo e sei contro tutti. Leggevo che io non sono una grande esperta di tennis, anche se ovviamente tutti siamo diventati un po' esperti, perché devo dire che è un momento magico per il Assolutamente. tennis italiano, molto
da molte soddisfazioni e quando ci sono i grandi campioni, l'ho detto anche prima, cresce anche più facilmente il livello amatoriale, il livello delle squadre che stanno lottando per farsi valere. Però è cambiato anche un po' il panorama a livello di campionato di A1, che ho letto negli ultimi anni non ha visto predominare sempre i soliti, ma si è un po' aperto, le squadre sono evidentemente più cresciute e in questo ambito anche voi avete delle grandi aspirazioni. Certo, con questa nuova formula della Federazione Italiana Tennis, dove c'è sempre l'obbligo di avere un vivaio nel singolare e anche un vivaio nel doppio, i circoli tennis si sono concentrati molto nei giocatori di casa, quindi non solo a fare degli acquisti, diciamo, con giocatori molto forti, italiani oppure dall'estero, dove con magari con 3 giocatori primi 100 del mondo, giocatrici, potevi vincere il campionato. Con questa formula, dove sei obbligato a mettere un vivaio nel singolo e un vivaio nel doppio, diciamo che appunto il lavoro all'interno dei circoli tennis è migliorato, perché il supporto dalle basi, cioè dal mini tennis all'avviamento, il lavoro che devono fare proprio i maestri veri e propri è cambiato, e quindi l'attenzione è stata più in casa, diciamo nel lavoro in casa, in modo da far crescere poi una squadra omogenea, perché senza un buon vivaio, come fortunatamente il Tennis Club Padova ha, la nostra squadra ha con Lavinia e Carolina, sicuramente non saremmo potute arrivare dove siamo arrivate quest'anno e in tutti questi anni. Quindi c'è stato un buonissimo lavoro, oltre che come squadra, anche all'interno del circolo stesso. Avete vinto con Forte dei Marmi, pareggiato con Canottieri, però due belle battaglie e sono due gare molto dure anche per voi. Cosa c'è all'orizzonte? All'orizzonte abbiamo appunto domenica, abbiamo la squadra del Rung, dove abbiamo pareggiato in casa, adesso andremo in casa loro a giocare, loro hanno una superficie di terra rossa, indoor ovviamente, a Bolzano fa abbastanza freddo in questo periodo, e quindi c'è stato un pareggio in casa, proveremo sicuramente il colpaccio, ma partiamo umili, una partita alla volta, concentrati in ogni singolo match, anche se ovviamente ci proveremo fino alla fine. Ho detto prima, chiedendo al presidente, che cosa vuol dire, che cos'è adesso? Il tennis è cresciuto molto, vediamo dei campioni giovanissimi, è veramente una competizione molto accesa tra anche questi giovani protagonisti della Terra Rossa. Che cosa fa la differenza? Che cosa ha messo in campo per sostenere, insomma, comunque un percorso che ai massimi livelli? Sicuramente uno sport a 360 gradi, ormai come sono diventati tutti gli sport. Le ragazze sono competitive sotto ogni punto di vista, sia fisico sia tennistico, e per quanto, per la mia esperienza, sono riuscita a trasmettere loro e cerco di trasmettere loro la mia esperienza sia nel professionismo del singolo, del doppio. Infatti siamo la squadra l'anno scorso che non ha perso mai un match di doppio, abbiamo vinto 10 doppi su 10, ed è stata un po' questa la chiave della nostra vittoria, del passaggio dalla Serie A2 alla Serie A1, e quindi anche magari nei momenti un pochino più bui, visto che ci sono passata, riesco in qualche modo a trovare il meglio, perlomeno ci provo a cercare di far trovare il meglio di ognuna di loro, e questo fa sì che anche nei momenti più difficili si riesca sempre a raccogliere qualche cosa di buono, e briciolina dopo briciolina siamo qui. Insomma, siete in un bel posto per il momento, anche se appunto sento che si guarda sempre l'orizzonte un po' più in là, passo dopo passo, però insomma sempre un passo avanti. Di certo ha raccontato anche le sue esperienze internazionali, il fatto della gestione, della tensione, penso che sia anche molto un gioco psicologico. Assolutamente, assolutamente, soprattutto psicologico, perché queste sono ragazze che esprimono un grande tennis, hanno grandi test atletici, quindi man mano che crescono
capiscono la differenza, non si nota molto nel tennis, ma si noterà sicuramente sotto l'aspetto mentale, questo farà la differenza. Appunto è quello che sto cercando di far capire loro, di cercare sempre il meglio, di trovare le soluzioni anche nei momenti più difficili, in modo da diventare prima delle grandi campionesse in testa e poi anche in campo. Com'è il rapporto tra di loro? No, loro, nonostante siano donne, ragazze, e sappiamo benissimo che non è facile, vanno molto d'accordo, non c'è invidia, forse perché appunto non succede spesso di giocare in squadra, in tennis, assieme agli altri, a delle altre ragazze, quindi le volte in cui succede, sappiamo che il campionato non dura tantissimo, dura dai primi di ottobre fino a metà dicembre, si gioca soltanto la domenica, quindi o ci si vede il sabato, sabato e domenica, e quindi non si ha molto tempo per stare insieme, e diciamo che quel poco tempo è vissuto in maniera positiva, e anche tutto l'ambiente che c'è intorno aiuta a far sì che ognuna di loro abbia la giusta importanza, dalla più forte alla più grande alla meno forte, quindi è un gruppo omogeneo e proprio per questo siamo dove siamo adesso. Che tipo di allenatore è lei? Io mi ritengo buona, una buona allenatrice, anche se finché vedo che le cose vanno nel verso giusto, altrimenti so essere anche abbastanza cattiva. Mi piace molto parlare con le ragazze prima delle partite, dopo le partite, e ovviamente devo farlo anche durante, ma preparo i match prima, perché un pochino cerco di conosco le avversarie oppure cerco di informarmi, ma allo stesso tempo anche c'è una buona analisi dopo, perché può essere costruttiva sicuramente, deve essere costruttiva per le partite successive, e quindi c'è molta comunicazione fondamentale per trovare il meglio sempre. E cosa avete imparato durante questi ultimi match che sono stati appunto abbastanza impegnativi? Ma abbiamo imparato sicuramente a partire sempre da 0-0, perché nonostante i numeri, le classifiche ci portino ad affrontare delle squadre con una classifica a volte anche molto più forte della nostra, le mie ragazze ci credono dall'inizio, e infatti si è dimostrato dai match che sono riuscite a ribaltare, nonostante il risultato non fosse dalla nostra parte, ma hanno tra virgolette girato delle partite che ormai sembravano quasi spacciate. Invece la forza mentale di farle partire sempre da 0-0, di crederci fino alla fine, è stata un po' la chiave per il successo di questa nostra squadra. Insomma, farsi rispettare subito dall'inizio, magari mettendo subito in difficoltà l'avversario, cioè far capire insomma che di fronte hanno comunque un avversario temibile. Assolutamente, anche nei momenti un po' più difficili, sempre dico non farlo vedere, devi essere una brava attrice, portamento su quelle spalle, appunto quest'ultima domenica c'era in campo Gioia Barbieri, una ragazza che è ferma da un po' di mesi e è ritornata in campo dopo quasi un anno e fisicamente si sta riprendendo, e infatti cambi campo appunto mi diceva sono stanchissima, ma io le dicevo non farlo vedere, mi raccomando, ed è stato proprio così, non è riuscita a portare a casa il match alla vittoria, ma comunque ha fatto un'ottima prestazione che chi poi ci incontrerà si ricorderà che per batterci dovrà sudare. Avete fatto degli innesti internazionali e quindi una squadra molto composita. Li vorrei nominare un po' tutte queste ragazze. Laura Pigossi l'abbiamo nominata, Andrea Lazzaro Garcia de Matteos, sì, che è brasiliana lei. No, la Pigossi è brasiliana, invece Andrea è spagnola. Spagnola. È già il secondo anno che è con noi, si è integrata benissimo, è venuta a trovarci anche in altri momenti, non solo durante la Serie 1, quindi diciamo che si è sentita proprio a casa sua.
E poi appunto Lavinia Luciano, Carolina Gasparini, Federica Prati. Federica Prati, sì, è una ragazza di Milano, bravissima ragazza, e ha giocato con noi almeno 3 match, non ha giocato questi 2 ultimi incontri per studio, perché fa l'università, ma comunque sempre presente, con video, con messaggi, è una ragazza che si è integrata benissimo e super presente nella nostra squadra. Poi abbiamo Oana Gheorghetta Simeon. Oana ha iniziato a giocare proprio insieme a me, ormai 5 anni fa, è una veterana della nostra squadra, purtroppo si è fatta male quest'anno, ha avuto problemi al menisco, adesso si sta riprendendo e probabilmente giocherà le prossime partite. E Caterina Obgarski. Esatto, Caterina ha fatto soltanto un match contro il Forte dei Marmi, purtroppo per lei ha giocato subito contro Jasmine Paolini, però comunque ha fatto una bella partita e subito ha sentito i colori della squadra e si è integrata anche lei. E Gioia Barbieri abbiamo anche. E nella maniera migliore, sì, Gioia Barbieri ha giocato appunto domenica e probabilmente giocherà anche le prossime domeniche. Allora, in alto la racchetta, non so come si dica nel tennis, però in bocca al lupo. In bocca al lupo, assolutamente, perché devo dire che è veramente un bel gruppo con una crescita bellissima, insomma, arrivare a questi livelli non è mai casuale, l'ho detto anche prima, abbiamo sentito con quale motivazione la capitano sta portando passo passo queste ragazze a livelli più alti e speriamo di vedervi a lungo. Lo spero anch'io, tantissimo. E anche oltre. Grazie. Grazie di essere stata con noi, grazie al nostro pubblico di averci seguito, noi ci vediamo come sempre domani, arrivederci. Arrivederci.